dove rappresentiamo tutti gli italiani, ma quando abbiamo a fianco due persone come loro vi posso giurare che in poco tempo si trova veramente il coraggio di fare, la forza di passare quel momento anche di grande imbarazzo che proviamo quando davanti a tante persone dobbiamo parlare e rappresentare milioni di cittadini. Eccoli qua, mi hanno insegnato veramente tanto, la forza, la fermezza, la pacatezza, a volte anche un po' di irruenza, ma soprattutto per me che sono, fra virgolette, come diceva Roberto, un anziano, trovare anche in due giovani, quasi coetanei, Riccardo molto, molto più giovane di me, è veramente un onore. A voi, Alessandro. Grazie. Allora, grazie innanzitutto a tutti voi, tutti coloro i quali in questi giorni, e magari hanno preso anche dei giorni di ferie, per essere qua a organizzare questa importantissima serata, perché questa è importante, perché oggi facciamo, diciamo, il test, la prova, perché domani sera qui ci sarà da questo palco il nostro Matteo Salvini, quindi il grande appuntamento qui sarà domani, logicamente, un appuntamento nel quale noi crediamo, perché, come abbiamo detto, stiamo facendo una grande scommessa sulla Toscana con la nostra Susanna Ceccardi, alla quale va un grande applauso da tutti noi, perché ci vuole coraggio, Io me ne sono reso conto nell'ultimo periodo, facendo un po' di campagne elettorali in giro per il nostro bellissimo paese, andando in Umbria, andando, chiaramente, venendo in Toscana, in Emilia-Romagna, dove in realtà dove purtroppo ci sono delle situazioni nelle quali è difficile molto spesso esporsi. E allora, siccome ci vuole coraggio, io ringrazio innanzitutto voi che siete qui questa sera, in questa serata inaugurale di questa festa, e che probabilmente sarete qui domani con il nostro Matteo Salvini. Allora, vedete, la Toscana ha la necessità di cambiare dopo così tanti anni di una vera e proprio giogo del Partito Comunista una volta, del PDS poi, del PD oggi o di quello che ne rimane. Perché io vi racconto cosa ho fatto oggi venendo qui. Ci ho impiegato un po' ad arrivare, perché prima ho scelto di fermarmi per altri luoghi della Toscana. Esattamente sono stato a Prato, perché ho voluto vedere, da milanese, lo sentite, lo capite dal mio accento, ho voluto vedere come, insomma, viene raccontata, e se corrisponde alla realtà, quella verità di Prato, cioè interi quartieri delegati oramai alla comunità cinese, e capire come l'integrazione in quella città sia un'integrazione che funziona o non funziona. Io ho capito questo molto semplicemente, una parola che adesso vi dirò del vocabolario pratese, ni hao, e cioè ciao in cinese, perché oramai lì purtroppo la lingua ufficiale è il cinese in alcuni quartieri, e questo per noi è uno scandalo, perché dimostra come purtroppo quella realtà sia stata delegata e manchi una reale integrazione per alcune comunità che a volte portano ricchezza, altre volte portano tutt'altro. E allora, siccome anche quella è una realtà che deve cambiare e dovrà cambiare nei prossimi anni, aumentando, come dicevo, il livello di integrazione di alcune comunità, beh, io penso che la buona politica del buon senso della Lega, capitanata dal nostro Matteo Salvini, potrà migliorare anche quella situazione. Allora, io sono convinto che in questi mesi tutti noi abbiamo subito, e lo stanno dimostrando le carte che in queste ore stanno venendo fuori, grazie all'impegno anche di associazioni che hanno fatto dei ricorsi rispetto alle scelte di un governo che ci ha messo letteralmente in pericolo, visto che ha deciso scientemente di non porre alcune zone rosse, in realtà che, come sapete, sono vicine più al mio accento che al vostro. E allora, per questa ragione, quello che era una volta il governo, quello che era una volta il partito o movimento della trasparenza, quello che una volta ci raccontavano essere il partito che rappresentava i cittadini, oggi si è dimostrato invece il peggior traditore di tutto quello che raccontavano un po' di tempo fa. E allora, per questa ragione, anche per questa ragione, la scommessa che tutti noi stiamo facendo e l'impegno che la Lega sta mettendo in Regione Toscana viene dimostrata anche questa sera, in una serata nella quale ancora una volta ringrazio
i sostenitori e i militanti della Lega, ma ringrazio tutti voi per la vostra partecipazione. Beh, ci sono qua tanti rappresentanti del nostro movimento a tutti i livelli, perché la Lega è questo, la Lega è vicinanza, è fratellanza, la Lega è la possibilità di parlare e interloquire a una semplice festa, in una semplice serata, che è qualcosa di un po' diverso rispetto all'abituale serata davanti alla televisione, con l'amministratore comunale, regionale, il parlamentare, e segnalare quelli che sono i nostri problemi. Insomma, questo ci capita, è normale, ma questa è la normalità della Lega, una realtà che, come sapete, non trovate più da nessuna parte. Allora, ancora una volta, per questa ragione, alcuni sono i temi sui quali noi stiamo veramente scommettendo, anche per questa campagna elettorale qui in Toscana. Sulle mie pagine social potete trovare tutto, perché qualcuno magari, a qualcuno è capitato di vederle. Io ho dimostrato come in questi giorni, purtroppo, la nuova invasione di cui siamo vittima, sono vittime alcune regioni del sud, in particolare evidentemente la Sicilia, ma poi, come sapete, queste persone vengono redistribuite non in Europa, perché quella è la fandonia che ci raccontano, vengono redistribuite nel resto d'Italia, in particolare in queste ore in Veneto e in altre zone. Vi ho dimostrato come purtroppo quelle realtà sono totalmente inadeguate per la gestione di persone che sono probabilmente Covid positive. Allora, vi racconto semplicemente questa: vado a Porto Empedocle, vado in una di queste realtà che ospita queste persone, un ex resort, un ex villaggio turistico, e visito questo villaggio turistico, e una volta che ne esco dico: ma cazzo, ma come faccio a raccontare al mio suocero, che è un po' più caldo rispetto a me, quello che ho visto? Perché quando glielo racconterò esattamente come lo sto raccontando a voi, tutti penseranno che vi sto prendendo in giro. Invece, appunto, ci sono i video che dimostrano tutto. Allora, a parte quella realtà nella quale queste persone sono ospitate in maniera assolutamente dignitosa, uscendo da quella realtà ci sono, e lo potete vedere, dei militari. Noi italiani stiamo pagando dei militari oramai da parecchio tempo, 5 militari per turno per 5 turni al giorno, quindi 25 militari al giorno noi li stiamo pagando per attenzione, per fare la posta a delle finestre. Mi avete sentito bene? Delle finestre. Perché in questa realtà, che era un luogo di ospitalità turistica, ci sono delle finestre a questa altezza senza grate. Quindi tu hai delle persone che chiaramente hanno tutta la volontà di scappare, perché potrebbero essere, se qualcuno glielo dicesse magari non scapperebbero neanche, potrebbero rischiare di essere espulse, e queste finestre non hanno le grate. Quindi che cosa succede? Che quella è la finestra, e davanti alla finestra c'è un militare di fronte che controlla che non esca nessuno dalla finestra. Ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Pura follia. Allora, grande merito di Salvini è stato quello di chiudere i porti durante il periodo del suo ministero, al Ministero degli Interni. Oggi il nostro Matteo, come sapete, è sotto scacco, è in pericolo, e per questo gli italiani devono essere al suo fianco, perché i tribunali gli sono addosso, ma il vero tribunale che noi abbiamo e quello su cui noi scommettiamo è quello del popolo, che a settembre caccerà finalmente questa ignobile sinistra che fa il peggio per gli italiani. Grazie a tutti, buona serata! Riccardo Molinari, capogruppo alla Camera. Grazie a tutti, e permettetemi prima di tutto grazie ai militanti della Lega della Toscana, in particolare ai militanti della Lega di Livorno, per aver organizzato questa festa. Vedete, siamo in un momento molto difficile, un momento difficile perché fare politica in questa fase ci è impedito di fatto farla come la sappiamo fare noi, a contatto con la gente, nelle sezioni, a contatto con i territori, perché abbiamo questa proroga dello stato di emergenza che ci imporrà di fare una campagna elettorale con i distanziamenti, con le mascherine, senza poter fare comizi troppo affollati,
E guardate, visto che a pensare male si fa peccato, ma molto spesso ci si azzecca, verrebbe quasi da pensare, anche a fronte di quello che è emerso in queste ore, con la desecretazione dei verbali del Comitato Tecnico Scientifico che avevamo chiesto per mesi durante il periodo del lockdown di poter leggere, che questo governo, questa maggioranza giallo-fucsia, che non voglio definire giallo-rossa e vi spiegherò perché, ma giallo-fucsia, vuole utilizzare il problema del Covid, l'emergenza, non soltanto per garantirsi la poltrona e per continuare a governare nel nome di un'emergenza che fortunatamente dal punto di vista sanitario è rientrata, ma vuole utilizzare l'emergenza per limitare gli spazi di democrazia, vuole utilizzare l'emergenza per impedire all'unico partito che è rimasto un partito di territorio di poter fare una campagna elettorale nel pieno delle proprie forze, perché vedete, gli altri hanno le televisioni, hanno i blog, hanno i grandi giornali, noi abbiamo soltanto il consenso del popolo, il consenso della gente, il rapporto diretto con i cittadini, con i sindaci, con le associazioni, con i lavoratori, con gli imprenditori. Ed è chiaro che fare una campagna elettorale in cui non si possa stare a diretto contatto con le persone, questo è un freno per noi, è un limite. E perché ci vogliono mettere questo freno e questo limite? Probabilmente perché chi oggi governa sa perfettamente di aver tradito tante aspettative, sa perfettamente di aver governato male, sa perfettamente ad esempio che oggi come oggi l'Italia è un paese che tutte le statistiche danno probabilmente a fine anno con un meno 13% di PIL, che significa una tragedia dal punto di vista economico. E allora l'unico modo per continuare a legittimarsi è quello di continuare a prorogare all'infinito la paura nei cittadini, perché la paura, come voi sapete, è uno dei più grandi strumenti di controllo che c'è. Se la gente ha paura la controlli meglio. Per paura noi abbiamo accettato cose che non si dovrebbero accettare in un paese democratico. Noi abbiamo accettato di rimanere chiusi in casa, segregati in casa, senza una legge del Parlamento che lo prevedesse, ma con un atto del governo. Noi abbiamo accettato di impedire l'agibilità politica dei partiti, di impedire le riunioni, le assemblee, le associazioni, alle associazioni di trovarsi, agli artisti di fare spettacoli. Noi abbiamo tollerato di veder chiuse le attività produttive nel nome della paura. E quando oggi facciamo notare noi della Lega che con la fine del lockdown le attività imprenditoriali sono ripartite, si può viaggiare in treno, si può viaggiare in aereo, si può viaggiare in nave, si può uscire dai confini italiani, ma l'unica cosa che ancora non si può fare è trovarsi in una sezione di partito, l'unica cosa che ancora non si può fare è fare un comizio in piazza, l'unica cosa che ancora non si può fare è fare campagna elettorale, portare le idee politiche tra la gente, spesso ci viene risposto che fare politica è meno importante che tenere in piedi le fabbriche, le imprese, le industrie, i trasporti. Beh, questa è la grande differenza tra noi e loro, che noi riteniamo che la politica, che è una cosa bella, sana, pulita, perché è l'unico strumento che il popolo, le persone più deboli hanno per far valere i propri interessi, sia più importante di tutto, e che un paese che mette da parte la politica e la democrazia è un paese in forte crisi non solo economica, ma in crisi strutturale, in crisi di identità. Siamo un paese anestetizzato dall'ubriacatura del Movimento 5 Stelle che ha cercato di convincere il popolo italiano che l'unico strumento di emancipazione che hanno i più deboli, cioè il voto in cabina elettorale, cioè il scegliere i propri rappresentanti, cioè l'esprimere la propria opinione quando ci sono le elezioni, sia qualcosa di inutile, che la politica sia uno spreco, che la politica e i partiti siano oggetto del malaffare. Bene, guardate che quando non c'è la politica, chi comanda è il capitale, è il denaro, sono i ricchi, sono i forti. E questa è una terra che sui diritti sociali ha insegnato tanto, perché qua la battaglia per i diritti degli ultimi è nata col congresso del 21, quando è nato il PC. PC che la sinistra di oggi ha tradito, perché si parlava prima del giogo che vive questa regione, è un giogo vero. È un gioco che è dato dal fatto che c'è stata una nomenclatura di partito e un partito incapace di rinnovarsi che ha tenuto sotto scacco questa terra e ha trasformato quelli che erano gli ideali di difesa dei più deboli, del lavoro degli ultimi, in strumento di controllo, strumento di potere, strumento di subordinazione al potere economico. Questa è la sinistra oggi. La sinistra di oggi, il PD, chi oggi governa la Toscana, chi oggi governa i territori, chi oggi governa Roma, è la negazione di quei valori di giustizia sociale che
che hanno portato i cittadini di Livorno e di questa terra per tanti anni a votare a sinistra. Oggi il PD è il partito dei padroni, oggi il PD è il partito delle multinazionali, oggi il PD è il partito delle banche, oggi il PD è il partito che si allea col 5 Stelle e sputa sulla democrazia parlamentare, la democrazia rappresentativa, soltanto per tenere le poltrone e poter piazzare qualche amico degli amici nelle grandi nomine dei capi di Stato e delle aziende di Stato. Questa oggi è la sinistra e per questo il governo della Toscana va cambiato, non perché siano cambiati i toscani, non perché non si creda più in quei valori, ma perché chi quei valori ha portato avanti nel tempo, quei valori li ha traditi e li ha traditi tutti i giorni. Sentivo prima l'amico Manfredi, che ringrazio per l'invito, e ringrazio anche, fategli un applauso, il Daniele Belotti, che è il vostro commissario regionale, che povero Cristo deve partire da Bergamo tutte le volte per affrontare questa impresa, e quindi insomma non è semplice, ma la grande famiglia della Lega è questo: siamo tutti quanti a disposizione e siamo pronti a esserci dove serve. Ma diceva prima Manfredi, andate al porto di Livorno a vedere come funziona. Io vi potrei dire la stessa cosa, andate al porto di Genova, che è più vicino a casa mia, a vedere come funziona. Guardate come la sinistra di Palazzo ha trasformato i luoghi di lavoro quasi in luogo di privilegio. Abbiamo fatto una campagna elettorale in Emilia-Romagna, siamo andati vicini per un soffio a vincere. Tutti sanno qual è il sistema in quelle terre. Se hai la tessera giusta, puoi contare, puoi avere un lavoro, puoi andare avanti, se non ce l'hai sei tagliato fuori. Beh, sono questi i valori di giustizia e eguaglianza? Assolutamente no. I valori di giustizia e eguaglianza sono quelli per cui ognuno, in base alle proprie capacità, può emergere, e il pubblico, lo Stato, ha il compito di dare a tutti uguali possibilità di farlo. Quelli dovrebbero essere i valori a cui si ispirava quella sinistra. Valori completamente traditi oggi, valori messi da parte. Oggi noi abbiamo una sinistra che ci vende come un grande successo il fatto di aver portato a casa l'accordo sul cosiddetto recovery fund. 209 miliardi di euro di soldi a strozzo, a prestito, che noi andremo ad esmasinare dall'Europa, e per averli noi ci saremo visti privare della nostra sovranità politica ed economica. Noi, per poter usare quei 209 miliardi, soggioghiamo il futuro dell'Italia, della nostra economia, dei nostri lavoratori, alle scelte dei capi di Stato stranieri, perché questo dice il Recovery Fund. Dice che ogni singolo paese europeo in Consiglio d'Europa può mettere il veto sulle politiche che porta avanti il nostro paese, che prenderà questi soldi, e soprattutto dice che gli altri paesi europei potranno imporci e condizionarci sulle famose riforme. Quando accendete la televisione li sentite i signori della sinistra, del 5 Stelle, che si eccitano quando si parla di riforme? Che bello! Arrivano i tedeschi e gli austriaci a dirci come dobbiamo gestire il nostro paese. Che bello! Lo fanno loro, che sono così efficienti, così moderni, sicuramente sapranno educarci. Bene, noi che siamo un partito davvero democratico, a differenza di quello che si chiama Partito Democratico, riteniamo che nessuno meglio degli italiani sappia quali riforme servono all'Italia, che nessuno meglio degli italiani sappia quale riforma delle pensioni serve all'Italia, e che se qualcuno pensa che per avere 209 miliardi da spendere in pannelli solari, perché di questo parliamo, perché sono soldi vincolati alla transizione ecologica. Cosa vuol dire transizione ecologica? Vuol dire pannelli solari? Vuol dire decarbonizzazione? Vuol dire, io sono piemontese, la più grande industria italiana è stata la Fiat, l'azienda dell'auto. L'auto cuba il 13% del PIL in Italia. La conversione ecologica significa smantellare l'industria dell'auto italiana ed europea a favore dell'auto elettrica fatta in Cina. E perché questo? Perché la Cina ha il monopolio del litio, e quindi la Cina ha il monopolio di quelle che saranno le batterie elettriche che andranno nelle nostre auto. E quindi noi, che abbiamo fondato l'industria in Europa con la Fiat, con le varie aziende dell'automobilistica, noi che siamo all'avanguardia mondiale per il motore a diesel, noi che dall'esperienza operaia, lavoratrice delle grandi aziende delle auto, della metalmeccanica, abbiamo instaurato un sistema di diritti sociali che ci invidia il mondo, perché per quanto ci possano dire i tedeschi, gli inglesi, gli austriaci, noi abbiamo un sistema sanitario nazionale pubblico che è un'eccellenza a livello mondiale, e ringraziamo gli operatori della sanità che hanno dovuto affrontare l'emergenza Covid a mani nude, perché abbiamo avuto un governo assolutamente assente, che nonostante sapesse da gennaio cosa stava capitando,
non ha detto nulla alle regioni, alle ASL, agli ospedali, ha lasciato i nostri medici, i nostri infermieri, le nostre OS da sole a combattere contro un nemico invisibile, ma è un sistema sanitario che ci invidiano tutti nel mondo. Abbiamo un sistema di garanzie, di tutele dei lavoratori che tutti ci invidiano, e quell'esperienza nasce da quei valori traditi dalla sinistra di oggi. E quindi quando qualcuno dice che la Lega è un elemento alieno alla Toscana, o ancora di più a Livorno, che la Lega è un elemento estraneo perché non incarna quei valori, perché porta valori diversi, beh, noi dobbiamo rispondere di un'altra cosa, che oggi se c'è un partito vicino alla gente, vicino ai lavoratori, vicino alle fasce più deboli, che si batte per la democrazia, la giustizia sociale, quel partito è soltanto la Lega, perché loro hanno tradito la loro storia, hanno tradito i loro valori, hanno tradito la tradizione di queste e di tante altre terre, ed è il motivo per cui in tante zone rosse d'Italia oggi la Lega è il primo partito. Io vengo da Alessandria, terra socialista, terra di sinistra. Le principali città della mia provincia oggi hanno un sindaco della Lega, è una cosa che era impensabile fino a qualche anno fa, ma la gente ha capito, perché chi è che si è battuto per la tutela dei pensionati? Quando il PD approvava quota 100, noi eravamo gli unici a opporci al governo Monti, eravamo gli unici a dire che questa logica tale per cui tutto si basa sulla competitività e sul mercato in realtà è un bel mantra da raccontare, ma si tramuta in una grandissima fregatura per le fasce più deboli, e la gente poi l'ha visto sulla propria pelle. Siamo tornati al governo con tantissime difficoltà, accettando un compromesso quasi inaccettabile col Movimento 5 Stelle, che è un partito che non ha niente a che fare con noi, ma in quel momento la situazione lo imponeva, e bene ha fatto Matteo Salvini a fare quell'accordo, perché grazie a quell'accordo magari non abbiamo fatto tantissime cose. Parlava prima Alessandro del tema dell'immigrazione, quindi non voglio tornarci. Sull'immigrazione abbiamo dimostrato che non è vero che gli sbarchi non si possono fermare e che non è vero che l'immigrazione è un fenomeno ineluttabile. Quando si ha un ministro coi coglioni e con le idee chiare come Matteo Salvini, l'immigrazione si può fermare, ci vuole la volontà politica. E allo stesso modo abbiamo dimostrato sui diritti sociali che non ci sono vincoli di bilancio che tengano. Se c'è la volontà di stare vicino ai più deboli, la riforma delle pensioni si può fare. Quota 100 l'abbiamo fatta e, cari signori, costa 6 miliardi di euro all'anno. 6 miliardi di euro nel bilancio dello Stato non sono assolutamente nulla. È una questione di volontà, e vi ricordate quanto l'Europa ci frenasse su questa riforma? Vi ricordate il braccio di ferro che abbiamo fatto nel 2018 per quella riforma delle pensioni, per la quota 100? Non volevano approvarci, darci via libera dall'Europa, volevano metterci in procedura di infrazione. E visto che avevamo fatto un deficit che era assolutamente nei parametri europei, nel parametro del 3%, perché era un deficit al 2,04, la domanda da farci è: ma perché allora, per spendere 6 miliardi e stare nei parametri europei, l'Europa ci ha fatto la guerra? E oggi che abbiamo un governo che butta nel cesso 100 miliardi, perché se sommiamo i tre decreti economici, l'ultimo dovrebbe essere uscito questa sera, uscirà domani, il cosiddetto decreto agosto, sfonda i 100 miliardi di euro di spesa, non gli dicono nulla. Ma è molto semplice, perché noi abbiamo fatto una riforma che non costava tanto, ma che dava speranza agli ultimi, ai lavoratori, alle fasce più deboli, ai pensionati. Abbiamo dimostrato che con la politica, con la matita in cabina elettorale, le cose si possono cambiare. Si è votata la Lega, e la Lega ha dimostrato che una cosa che sembrava impossibile, cioè la riforma delle pensioni, si è potuta fare. Quello è un messaggio pericoloso per l'establishment. I 100 miliardi spesi in bonus monopattini, bonus vacanze, bonus nonni e cazzate varie non fanno paura a nessuno, anzi rendono il nostro paese ancora più schiavo del grande capitale internazionale, rendono il nostro paese ancora più schiavo dell'Europa, rendono il nostro paese ancora più schiavo dei mercati. E il recovery fund, come il MES, sono il cappio definitivo che Conte sta mettendo intorno al collo all'Italia per il futuro prossimo dei nostri figli e delle prossime generazioni. E lo sta facendo perché? Lo sta facendo soltanto per mantenere la poltrona, lui e i suoi amici del 5 Stelle, perché anche questo va tenuto in considerazione. La politica è una cosa seria. Allora, noi abbiamo avuto questa ubriacatura dell'antipolitica del Movimento 5 Stelle, abbiamo avuto questa ubriacatura che ha cercato di convincere la gente che lo strumento di emancipazione, cioè la politica, fosse un gioco, fosse un problema.
E questa ubriacatura purtroppo la paghiamo ancora adesso, perché oggi noi siamo ostaggio di 300 parlamentari del Movimento 5 Stelle che additavano tanto la politica per i privilegi, ma ha fatto politica soltanto per averli i privilegi, soltanto per avere uno stipendio, non avendo nessun altro tipo di possibilità lavorativa, e per mantenere quello stipendio sarebbero disponibili a tutto. Questa è la situazione che c'è oggi in Italia. E quindi, e chiudo, come abbiamo dimostrato, anche se per un breve periodo, a livello nazionale, che le cose si possono cambiare, che la piccola Lega, una volta piccola, oggi primo partito d'Italia, grazie a Matteo Salvini, che dovremmo sempre ringraziare, e si vergogni chi prova a criticare Matteo Salvini per un sondaggio che scende o perché il Fatto Quotidiano scrive qualcosa. Se il nostro partito è diventato un partito che può cambiare il destino dell'Italia e dell'Europa, lo dobbiamo a una persona sola, che è Matteo Salvini. A Matteo Salvini e alla costanza dei militanti, che in 30 anni ci sono sempre stati, e in particolare quelli delle zone più difficili come Livorno e la Toscana. Quindi grazie per chi c'è sempre stato, anche quando essere leghista non era di moda, anche quando essere leghista voleva dire prendere gli sputi, gli spintoni, magari anche le botte al gazebo. Questa è la nostra grande forza. Quindi guai chi tocca i nostri militanti, la nostra storia e Matteo Salvini. Ma vi dicevo, abbiamo dimostrato che le cose si possono cambiare a livello nazionale e a livello europeo. E quindi con le elezioni regionali della Toscana, anche se magari, vi l'ho detto, sarà una campagna elettorale strana, stanca, limitata, le mascherine, non si possono fare i comizi, il distanziamento, noi dobbiamo far passare il messaggio che le cose si possono cambiare anche qua, e si possono cambiare con la Lega, perché la Lega ha dimostrato che le cose si possono cambiare. E dobbiamo ridare alla gente fiducia nella politica, tirarla via dalla rassegnazione. Non è vero che nulla cambia, che sono tutti uguali, cosa serve andare a votare tanto non cambia niente. No, con la Lega le cose sono cambiate, anche nel contesto più difficile che è il contesto italiano ed europeo. E come sono cambiate lì, possono cambiare anche in Toscana. Voi sapete cosa voglia dire essere governati da una regione in mano alla sinistra da così tanto tempo, con una classe dirigente che utilizza le istituzioni pubbliche semplicemente come batterie d'allevamento per i polli delle future generazioni, perché questo è, no? Qua c'è il cursus honorum. Se tu sei nel PD e sei toscano, sei sicuro che parti al consiglio comunale, poi magari vai in provincia, poi in regione, poi in Parlamento. Tanto non cambia mai, no? È una cosa, è come lavorare in un'azienda, è come fare l'impiegato. E quando tu pensi soltanto alla carriera e non pensi più all'interesse pubblico, l'interesse pubblico non lo fai. Allora, per migliorare le cose in Toscana è fondamentale cambiare, provare a cambiare, dimostrare che si può governare bene anche con qualcun altro, e soprattutto ricordare anche chi magari ha sempre votato a sinistra. Chi ha votato a sinistra perché crede in quei valori, crede nei valori del lavoro, nei valori sociali, nei valori della difesa degli ultimi, dell'uguaglianza, che quei valori oggi come oggi la sinistra li ha traditi totalmente. È l'unico partito che nei fatti li porta avanti e nei fatti ottiene dei risultati, quel partito si chiama oggi Lega. E quindi votare la Lega non significa rompere con quella tradizione, ma significa dare il comando della regione, dare il potere politico regionale della Toscana all'unica forza che oggi ha ancora i valori, l'identità e il rapporto col territorio e con le fasce più deboli per farli diventare realtà, non soltanto belle parole da comizio. Grazie a tutti, viva la Lega di Livorno, viva Susanna Ceccardi e buona festa.